Ok, dai. Siamo in piedi? Iniziamo in piedi, dai. Rilasso bene le spalle, appoggio bene i piedi, allineo bene lo sterno. Senti il profumo dell'aria, del mare. Solo escono le braccia. Resta qui, abbassa bene le spalle, allontana bene le spalle dalle orecchie. Continua a spingere bene le mani lontano e continua a far scendere le spalle. Spingi bene con i piedi e risucchia bene l'ombelico. Ruota bene i palmi verso l'alto e piano mantenendo le spalle lontane dalle orecchie aggancia le mani su. Sguarda i tuoi pollici. Rimani qui, continua a spingere l'ombelico indietro, spinge bene con i piedi. E piano lentamente disegni un cerchio enorme con le mani e piano giù. Lo facciamo in maniera dinamica. Inspiro, esci solo con le braccia lateralmente. Ruota i pollici verso dietro. In, allungati verso il cielo, guarda le mani. Espirando le mani disegnano un cerchio enorme, appoggia le mani lateralmente alle tue cosce. Inspiro, esci con le braccia lateralmente. Ruota i pollici verso dietro. In, allungati verso l'alto, guarda i pollici. Espirando lentamente giù. Piega le ginocchia, vai con le mani sulle tue ginocchia. Inspiro, allunga bene la schiena, guarda il cielo. Arrotonda la schiena, guarda l'ombelico. Inspiro, guarda bene il cielo. Guarda l'ombelico. Inspiro, guarda il cielo. Ombelico. Inspiro, guarda il cielo. Espirando, arrotonda la schiena, piano piano vieni su. Agganciamo questi due movimenti che abbiamo appena fatto. Inspiro, le braccia escono. Ruota le scapole, palmi verso l'alto. In, spingi con i piedi, guarda il cielo. Espirando, inizia a piegare le ginocchia, disegna un cerchio, mani sulle ginocchia, guarda l'ombelico. Inspiro, allunga bene la schiena, guarda il cielo. Espirando, attiva bene l'addome, infila la coda tra le gambe, piano piano vieni in posizione eretta. Inspiro, le braccia escono. Ruota i pollici verso dietro. In, apri bene il petto, sguardo i pollici. Espirando, cerchio con le braccia, piega le ginocchia, guarda l'ombelico, mani sulle tue ginocchia. In, allunga bene la schiena, guarda in alto. Espirando, arrotonda la schiena, piano piano vieni su. Inspiro, braccia escono. Ruota i pollici, fai qualcosa con le tue scapole, senti il petto che si apre. Inspiro, tocca il cielo. Espirando, piega le ginocchia, mani alle ginocchia, guarda l'ombelico. In, allunga bene la schiena, guarda il cielo, coda in su. Espirando, arrotonda bene la schiena, pianissimo vieni su. Lo semplifichiamo un attimo, vado direttamente su con le mani. Inspiro, guarda i pollici. Piega le ginocchia, appoggia le mani stavolta davanti ai tuoi piedi. Inspiro, vieni avanti con le mani, cammina in avanti, cammina in avanti, cammina in avanti. Posizione da piegamento. Infila bene la coda tra le gambe. Espiro, vai indietro con le mani. Mani sulle tue caviglie. E piano, inspirando, piano sali su. Espirando, abbassa bene giù le tue spalle. Facciamo questa piccola sequenza. Inspiro, tocca il cielo. Disegna un cerchio, arrotonda la schiena, mani sulle tue caviglie, davanti ai tuoi piedi. Inspiro, vieni in avanti con le mani. Cammina, 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 posizione da piegamento. Espirando, vieni con le mani indietro. Inspirando, infila bene la coda tra le gambe, piano piano vieni su. Espirando, lascia andare bene giù le tue spalle. Inspiro, su, tocca il cielo. Disegna un cerchio, arrotonda la schiena, appoggia le mani davanti ai piedi. Inspiro, vieni in avanti, cammina, 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 posizione da piegamento.
Se piano vieni indietro. Inspiro pianissimo, sali su. Bene giù le spalle. Aggiungiamo un'altra piccola cosuccia. Inspiro, vai su. Ti tuffi in avanti, piega le ginocchia, mani davanti ai piedi. Inspiro, cammina in avanti. E da qui piano un piegamento. Distendi i gomiti. Glutei al cielo, cane faccia in giù. Restiamo. Glutei ben in alto, mani in spinta. Vieni avanti con la testa, posizione da piegamento. Piegamento, piega anche poi un po' i gomiti, non occorre piegare tanto. Distendi i gomiti. Glutei al cielo. Resta qui qualche respiro. Andiamo avanti, posizione da piegamento. Piegamento. E da qua spingi i talloni avanti. Cane faccia in su. Cane faccia in giù. Glutei al cielo. Bei respiri. Apri bene le dita delle mani, le dita dei piedi. Vieni avanti con la testa in posizione da piegamento, piegamento, cane faccia in su, in, cane faccia in giù, questa volta cammina con i piedi verso le mani, vieni in avanti con i tuoi piedini, poi lascia cadere bene giù tutto il tronco. Appoggia le mani sulle tue ginocchia. Inspiro, allunga bene la schiena, guarda in avanti. Arrotonda la schiena, piano piano vieni su. Infila bene la coda. E piano ti allinei. Apri. Come un fiore che sboccia, passando dal centro. Sì. Tieni bene il peso ben distribuito, sinistra destra. Passa dal centro, apri. Ancora. Apri bene il torace qua e poi cambia, gira giù. Sali dal centro, apri bene il torace, lascia le spalle, gira. Sì, su. Apri bene, gira. Quando giri qua scendi un po' e ritorna su. Apri bene il torace e gira, scendi. E in. Gira, scendi. E in. Gira, scendi. E qua. Sali ancora una volta, in. Gira, scendi, peso a sinistra, destra libera, in. Gira, scendi, in. Stendi la gamba sinistra, gira, scendi e scendi un po' giù sulla ginocchia sinistra e in. Gira, ancora uno, in, fai lavorare il ginocchio, la gamba, la coscia, ancora uno, in, stendi la gamba sinistra e piega un po' la gamba sinistra, ancora uno, in, apri bene il torace e gira, scendi, e qua, sposta a destra, sinistra libera, in, apri bene e scendi sul ginocchio destro e in, stendi la gamba destra e scendi, passa davanti, stendi la gamba destra, in,
in alto, apri, gira, scendi, ancora due, e in, apri, gira, scendi, ancora uno, in, apri, gira, scendi, torna al centro, in, e scendi, ferma un po' giù, ferma un po' giù, mani, palmi aperti verso il volto, tieni un po' questa forma, tieni ancora un po', schiena dritta, e lascia, ancora qua, in, prendi, scendi un po', tieni un po' questa forma, e lascia, ancora in, fai lavorare le gambe, raccogli dal cielo, tira giù, tira, tira giù, arriva, tieni un po' questa forma, guarda nei palmi, tieni questa forma, e lascia, morbido, morbido, tieni un po' questa morbidezza, senti un po' questa morbidezza, usa il torace per aprire, usa il torace per aprire, apri dal torace, come due metà che si aprono e che questa apertura risuona nelle braccia e nelle mani. Apri il torace per aprire. Non usare le spalle come primo impulso, non usare i gomiti, non usare i polsi, usa il torace per aprire. Apri, e chiudi il torace e apri il torace e chiudi. Lavora sul torace, apri e chiudi, ancora due, uno, yeah. Da qua, peso a sinistra, ginocchio destro su, tieni un po' questa forma, ginocchio più alto dell'anca, ginocchio più alto dell'anca, punta del piede verso il basso, ginocchio più alto dell'anca, ginocchio, anca, tieni un po', senti il torace, tieni il torace aperto, questa apertura risuona nelle braccia, risuona nelle mani, ginocchio su, tallone, punta giù, piede, punta, punta giù, tallone, punta giù, yeah. Punta, punta giù, tallone, punta giù, tieni un po', lascia, morbido, controlla il movimento fino a giù, non perdere la qualità, peso a destra, ginocchio sinistro su, ginocchio più alto dell'anca, punta del piede verso il basso, ginocchio più alto dell'anca, tieni un po' questa forma, questo bilanciamento, questo equilibrio, poi palmi verso in avanti, mani all'altezza della fronte, grosso modo, tieni questa forma,
torace aperto, apertura del torace, risuona nelle braccia, punta del piede giù, tallone giù, punta giù, tallone giù, punta giù, tallone giù, tieni un po', morbido, lascia, conserva l'equilibrio, conserva la qualità fino ad arrivare neutro, tieni questa qualità, senti, senti, non andare in pausa, senti questa qualità, senti il torace aperto, apri le braccia lateralmente, inspiro, abbassa le spalle e ruota i pollici verso dietro, in allungati, apriti verso il cielo, espirando stavolta ti tuffi in avanti, mani vicino ai piedi, piega le ginocchia quanto vuoi, cammina in avanti con le mani, posizione da piegamento e rimani qui, infila bene la coda tra le gambe, spingi bene i talloni indietro, spingi l'apice della testa in avanti, stacca il piede destro al cielo, su. Ginocchio destro tocca il gomito destro, spingi bene avanti, il ginocchio spinge via il gomito spinge via il ginocchio, piano torna con il piede e appoggia giù il piedino, infila bene la coda tra le gambe, solleva piede sinistro, ginocchio sinistro tocca il gomito sinistro, spingi, spingi, spingi contro, respira, il piede torna indietro e piano giù il piedino, glutei al cielo, lascia lì le mani, lascia lì i piedi, sono i glutei che vanno al cielo, bei respiri, lascia cadere bene giù la testa, lascia cadere bene giù i talloni, la mano destra scivola verso la caviglia destra, poi vai su verso il cielo, lo sguardo segue la mano destra, guarda la mano destra che segue il cielo e piano va avanti e l'appoggi giù, mano sinistra va verso la caviglia sinistra, tocca se vuoi la caviglia sinistra, poi vai su, guarda il cielo, guarda la mano, espirando giù, mano destra, inspiro, fai il grandissimo cerchio, disegna un cerchio, sguardo, segui la mano, espirando giù, mano sinistra, inspiro, un cerchio enorme, espirando piano giù, inspiro destra, su giù, inspiro mano sinistra, espirando piano giù, vieni avanti, posizione da piegamento, infila bene la coda tra le gambe, spingi bene con le mani, solleva il piede destro, ginocchio destro tocca il gomito destro, spingi, 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 buono, e piano torno, appoggia giù il piede destro, piede sinistro, su, ginocchio sinistro tocca il gomito sinistro, spingi, 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 senti questo lavoro, piano torno, e piano giù, glutei al cielo, cammina mano piano piano con i piedi verso le tue mani, cammina in avanti e ti ritrovi con le mani vicino ai piedi, appoggia più o meno le mani alle caviglie, stavolta mano sinistra sulla caviglia destra, la mano destra fa il giro che faceva prima, va indietro e su, sguardo la mano, espirando piano giù e vai sulla caviglia sinistra con la mano destra,
La mano sinistra fa il cerchio. Inspiro su. Espirando giù. Mano su caviglia opposta. Inspiro su. Espirando torno. Tieni le ginocchia morbide, se un po' si flettono va bene. Inspiro su. Inspiro. Se vai su, ad esempio, con la mano destra, il ginocchio sinistro può flettersi. Giù. Se vai su con la mano sinistra, piega un po' il ginocchio destro. Espirando piano giù. Resta lì, libera le braccia. Mani sulle tibie. Spingi contro le tibie, allunga la schiena, guarda il centro del cerchio. Attiva bene l'addome, mani lungo il tronco. Inspiro, spinge il pube avanti e sali. Sguardo bene le manine. Espirando, mani davanti al cuore. Inspiro, ti allunghi verso il cielo. Ti tuffi in avanti. In, allunga la schiena, guarda il centro del cerchio. Espirando, vai indietro con i piedi. Passo passo dietro. E stavolta mi dai un piegamento. Cane faccia in su. Cane faccia in giù. Bei respiri qui. Spingi bene i glutei in alto. Lascia cadere bene giù la testa. Lascia cadere bene giù i talloni. Vieni avanti, posizione da piegamento. Infila bene la coda tra le gambe. Andiamo sul bordo dei piedi, mano destra al cielo. Sì. Sguardo bene la mano che sta su. E piano giù. Vai sul bordo dei piedi, andiamo mano sinistra al cielo. Spingi bene il pube avanti, apri bene il petto. Senti proprio questa apertura del petto. Espirando piano giù. Lo facciamo un paio di volte con il respiro. Inspiro, mano destra su. Espirando giù. Inspiro, mano sinistra su. Espirando giù. Piegamento. Cane faccia in su. Cane faccia in giù. Resta qui qualche respiro. Allunga bene la schiena. Se puoi, lascia le mani lì dove sono. Lascia i piedi dove sono. Piega solo il gomito destro e appoggia giù il gomito destro. Senti che tutto il corpo va leggermente in torsione. Lascia che ciò avvenga. Poi piano spingi bene con la mano destra, distendi tutti e due i gomiti. Poi piega il gomito sinistro, appoggia bene giù il gomito. E piano spingi con la mano in su. E piano, se te la senti, piega tutti e due i gomiti giù. Se la testa tocca il pavimento, benissimo. Spingi bene i glutei in alto. Poi piano spingi con le mani, distendi i gomiti. Buonissimo. Posizione da piegamento. Come? Sì, dai. Facciamo un ultimo per la forza. Facciamo un piccolo piegamento, anche piccolo. Piegamento e poi direttamente andiamo in side plank. Spingi con le mani, vai su con la mano destra. Puff. Piegamento. Sinistra. Puff. Piegamento. Destra. Beh, oggi volevate lavorare sulla forza. Spiegamento. Su. E piano giù, rimaniamo in piegamento. Nulla tocca, nulla tocca. Cane faccia in su. Cane faccia in giù. Cammina con i piedi verso le manine.
Lascia cadere bene giù la testa, le spalle. Vai con le mani verso il cielo. Spingi le mani in alto e lascia cadere bene giù la testa. Le mani vanno verso su, la testa va verso giù. Piano infila la coda tra le gambe, piega un po' le ginocchia, le mani scendono e piano piano il tronco va su, 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 su. Le mani seguono. E lì. Sguardo i pollici, addome attivo, piedi che spingono. Solo lo sguardo al centro. Perciò guarda in avanti, guarda il centro del cerchio, spalle giù, solleviamo i talloni, su, equilibrio. Attiva bene l'addome. Sì, guarda il centro del cerchio, non guardare in alto. Guardare in alto è molto difficile in questo esercizio. Stacca le mani vanno lateralmente. Sì. Stacca solo il piede destro. Rimani su, sul piedino sinistro. Come una gallina, tac! E giù. Lì. Stacca il piede sinistro. Ovviamente prima devi stabilizzare bene. Non conviene iniziare a staccare il piede se già senti che stai per cadere. Sì. E piano torno. Lentamente giù. Non perdere questa qualità. Non andare in pausa. Divarica le gambe. Tieni un po' questa forma, recupera un po', respira profondamente, mentre tieni questa forma, gambe divaricate, ginocchia leggermente flesse, seduti, comodi in questa forma, peso ben distribuito a destra e a sinistra, scende al centro del piano, recupera un po' tenendo questa forma. Fai un check dove hai gli addominali, dove hai i lombari, dove hai la schiena, dove hai le spalle, dove hai la testa, dove hai la cervicale. Fai un check. Palmi aperti verso avanti, verso il centro. Torace aperto. Respira un po' in questa forma. Fino a sentirla comoda, morbida. Porta le braccia in avanti e gira verso la gamba sinistra, sposta un po' il peso più verso sinistra, passo lungo, tieni un po' questa forma, ruota bene il bacino verso sinistra, sì, senti questa torsione che parte da piede di destra che spinge sul pavimento, sul piano, attraversa la gamba, arriva al bacino, torce il bacino, che torce anche un po' la schiena, quasi come che si trasmette alle braccia, quasi come a portare il gomito destro verso il ginocchio sinistro. Senti questa torsione. Sì, tieni questa forma. Spalle rilassate. E piano, torna centrale. Ripassa verso il centro. E andiamo a destra. Senti il piede sinistro che schiaccia sul pavimento, schiaccia, questa forza si trasmette nella gamba sinistra, arriva ai glutei, ai lombari, torce il bacino, che torce un po' la schiena,
che si trasmette nel braccio sinistro e il gomito sinistro tende verso il ginocchio destro. Senti questa torsione dal pavimento fino al gomito. Tieni un po'. E piano torna verso il centro, un pezzettino alla volta. Senti tutti i passaggi. Senti tutti i passaggi finché arrivi in posizione centrale. Ferma un po'. Se puoi divarica ancora un po' di più le gambe, scendi un po' di più. Ah! Siediti comoda, comodo in questa posizione. E di nuovo a sinistra, il piede, il tallone destro spinge a terra, ruota il corpo a sinistra, la torsione passa nella gamba destra, nel bacino, nei lombari, alla schiena, al gomito destro che vuole raggiungere quasi il ginocchio sinistro. Senti tutta questa torsione? E qui apri il braccio sinistro verso dietro, sì? Apri il tuo braccio sinistro verso dietro e stretch ancora di più, tirando il braccio sinistro verso dietro e spingendo il gomito destra verso il ginocchio sinistro. Accentua la torsione. Tieni questa forma. E piano il braccio sinistro torna e ritorniamo verso il centro. Ripassa sempre verso il centro, comodo, comoda. Andiamo di nuovo a destra, il tallone sinistro spinge, andiamo verso destra. Una forza si propaga dal tallone sinistro alla gamba sinistra, ai glutei, al bacino, ai lombari, alla schiena, fino al braccio sinistro col gomito sinistro che tende verso il ginocchio destro. Senti questa torsione, senti questa forza. Senti questa forza, lavora su questa forza interna. Apri il braccio destro verso dietro. Braccio destro spinge verso dietro. E gomito sinistro spinge ancora di più verso il ginocchio destro. Stretcha ancora di più questa torsione. Tieni questa forza. Impara a sentire, a gestire, a controllare, a dosare questa torsione, questa forza, a capire come si distribuisce. E piano, chiudi il braccio destro, torna verso il centro. Tieni un po', tieni un po'. Lascia, stendi le gambe, allarga più che puoi, senza esagerare, gambe divaricate, poggia le mani sulle ginocchia, fai una pressione con le mani sulle ginocchia, andiamo in iperestensione, molleggia un po' se vuoi, piano piano, se ti è comodo, senza esagerare, come a stendere ancora di più le gambe, no? Con un punto di pressione sulle ginocchia, un poco sopra le ginocchia, anzi.
un poco sopra le ginocchia, sopra la patella, sopra la rotula. Tieni un po'. E mettiamo palmi a terra per chi può. Chi può. Ok. Tira, lascia le spalle, lascia la testa, tira il bacino all'indietro, come a sollevare i glutei verso il cielo. E poi ritorna un po' in avanti, appoggiato bene su piedi e mani. Bene. Sì. Tieni un po' questa forma. E qua pieghiamo un po' la gamba sinistra, ce ne andiamo un po' a sinistra, con un bello stretching alla gamba destra, come puoi, fin dove puoi, senza esagerare. E porta il peso un po' in avanti, aiutati portando il peso in avanti, aiutati con le mani. Sposta il peso a destra, stessa cosa. Peso a destra, gamba destra piegata, streccia la gamba sinistra. I piedi sono ben poggiati a terra, i talloni sono a terra. Con le mani, porta il peso in avanti, aiutati con le mani, vieni verso il centro. Cammina un po' con le mani in avanti, cammina un po' con le mani in avanti. Sì, fino a questa posizione. Tieni la parte interna dei piedi poggiati al piano e lascia il bacino. Lascia il bacino, testa in avanti. Testa in avanti, guarda in avanti, sguardo in avanti a te. Tieni un po' questa forma, guarda anche gli altri come tengono un po' questa forma, come giovano di questa forma. Lascia il peso del bacino che cade da solo verso il centro. Non fare niente, lascia il peso che lavora, che il peso lavori per te. Ti sforzano un po' le ginocchia così, no? Tienile, se senti qualcosa di anomalo, appoggio, ritorna giù. Un po' indietro e appoggiale a terra. Se sentite qualcosa di anomalo, appoggiatevi come vi è comodo. Ok. Rimane ancora un po'. Se vuoi, prova a tirare anche un po' la testa indietro. E vuoi, e se no torna piano piano, risolleva il bacino, ritorna il bacino in alto e cammina piano piano con le mani verso il centro di nuovo, torna indietro, testa giù, coda fra le gambe, sale la schiena un po' alla volta fino a tornare al centro, posizione di base, senza andare in pausa, senza aggiustare capelli, magliette, orecchini, cotton fioc, non ci serve. Tieni questa forma. Mani in avanti, apri il torace, tieni questa forma. Pugni chiusi ma non stretti. Torace bene aperto, sì. Tieni questa forma. Come portare due giarre giganti, come si dice, delle brocche giganti. Sinistra.
sinistro, verso il basso, verso il fegato, sinistro verso il fegato, peso a sinistra, peso a sinistra, sì, guarda la brocca destra e lascia e volta il peso verso il centro, riapri, ciao, tieni questa forma, tieni questa forma, oh, la voce interna, e destro entra, milza pancreas, peso a destra, guarda la brocca sinistra e apri e torna verso il centro, apri, ferma un po', ferma un po', ferma un po', non andare in pausa. Ed. Lascio i polsi avvicinare e spingo le mani in avanti. Muovi un po' il bacino, rimani in questa forma e muovi un po' il bacino. Fai degli otto con il bacino. Polsi si toccano, cambia il senso dell'otto, disegna con il bacino, con la coda un otto. Lascia il bacino mobile e poi inizia a portare l'attenzione un po' ai polsi. E piano, cercando di mantenere un contatto, i polsi continuano a toccarsi sempre, inizio piano piano a impostare una sorta di giro. Lascia il bacino mobile, il segreto è il bacino mobile. Non è un gioco di magia, è un gioco di bacino. Lascia le spalle mobili. Cambia anche il senso di rotazione. Non è per nulla scontato. E piano, con calma, lascia andare giù le braccia. Piedi vicini vicini, le braccia si aprono lateralmente. Inspira, lascia lì, lascia andare bene giù le spalle. Ruota i polsi, i pollici verso dietro, lascia andare bene giù le spalle di nuovo, tocca con le mani il cielo e stavolta ti tuffi in avanti. Inspiro, lascia le mani o sul pavimento o sulle tibie o sulle caviglie, allunga la schiena, guarda in avanti, guarda il centro del cerchio, alza il cuore, l'idea è proprio quella di alzare il cuore. Espirando piano lascia andare giù le braccia, facciamo dei passi indietro con i piedi, posizione da piegamento. Buono, resta qui, infila bene la coda tra le gambe, i gomiti toccano le coste, piegamento, cane a faccia in su, buono, sì, cane a faccia in giù. Solleva i talloni alti alti alti. Piega le ginocchia, guarda le tue mani.
Talloni alti, ginocchia piegate, guarda le mani. Lascia i piedi dove sono, nel senso che faremo dei balzi, ma i piedi ritornano esattamente dove decollano. Piccoli balzi qua. Sì. Balza, balza. E poi piano, con un balzo, se voglio, vado piano a sedermi qua. Appoggia, se vuoi, infila bene le ginocchia, appoggia i glutei e piano liberiamo i piedi. Oh. Piedi in volo. Appoggia i piedi, appoggia gli ischi, senti l'appoggio ischiatico e poi senti l'appoggio del sacro. Senti l'appoggio ischiatico. Senti l'appoggio sacrale. Stessa identica cosa senza mani. Appoggio ischiatico. Appoggio sacrale. Appoggio ischiatico. Appoggio sacrale. Appoggio ischiatico. Appoggio sacrale. Stessa identica cosa senza i piedi che toccano. Appoggio ischiatico. Mai che ti vada, appoggia giù i piedi, ma cerca l'appoggio ischiatico. Appoggio sacrale. Appoggio ischiatico. Sacro. Appoggio ischi. Facciamo sacro e bassa schiena. E su, ischi. Sacro e bassa schiena. Inspiro, ischi. Addome vivo, sacro, bassa schiena, qualsiasi cosa ti prendi sotto le cosce, non avrai problema, inspiro, ischi, 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 sacro, bassa schiena, ischi, rimani qui, bel appoggio ischiatico e lascia cadere giù le ginocchia. Buono, sciogli, sciogli, sciogli. Mano destra, piede destro, mano sinistra, piedino sinistro. Un buon aggancio è medio indice alluce e medio indice l'alto alluce. Stacca i piedi. Batti. Come le foche. Siamo anche vicino al mare. Okay. Appoggia giù. Solo piede destro, su. Spingi un po' il piede destro indietro. Apri bene l'anca. Distendi la gamba destra. Quello che il corpo ti lascia fare. E torna. Poggia piede destro. Piedino sinistro. Sì. L'idea è un po' quella di spingere il ginocchio più indietro possibile. E poi distendi. Quello che il tuo corpo ti lascia fare. Eh? E piano torna. Stacca i due piedi. Ginocchio indietro. Se puoi, e da qui facciamo appoggio sacrale, appoggio ischiatico, appoggio sacrale, sì sì, mai che ti vada va questo, appoggio ischiatico, sì, appoggio sacrale, appoggio ischiatico, e rimaniamo sull'appoggio ischiatico per quanto è possibile, e piano distendi, cuore al cielo, rimani qui, e siccome oggi era una lezione dedicata alla forza, stacca le mani. Lì, senti l'energia dell'universo che ti tiene su, questi cavi, e piano torna. Devi solo prendere il cavo, vedi, no, che ci sono questi cavi, devi solo aggrapparti. Non è facile trovarli a volte. Non ho idea di che ora sia. Quella 10 minuti. Ok, recupera un po', mani indietro, ammorbidisci un po'. Fai bei cerchietti col bacino, fai dei bei cerchietti col bacino, abbiamo lavorato tanto sulle anche, sulle torsioni che passano di lì, sulle tenute che passano di lì, sul respiro che passa di lì, tutto passa di lì.
Anche, nelle anche. Cambia senso. Bel cerchietto, solleva un po' i glutei, in modo da dare più libertà di gioco, più gioco, libertà di movimento. Nel cerchietto. Fai un 8. Sfrutta tutta la mobilità, date queste circostanze, data questa posizione, sfrutta tutta la mobilità. Dei glutei, del bassa schiena, distretto inguinale, tutta questa parte. Solleva un po', così c'è più gioco. Ok. Spingi più che puoi fuori, solleva bene, spingi più che puoi fuori, solleva il bacino verso l'alto, testa in avanti o all'indietro se preferisci, tieni un po' questa forma, senti che streccia bene nell'inguine, senti che streccia bene nell'inguine. Se sei a testa indietro, lascia bene la testa cadere all'indietro e gradualmente peso sul bacino, il bacino va verso terra e porta con sé la schiena. E la testa è l'ultima a salire. Ferma un po', lo rifacciamo. Il movimento parte dal bacino, solleva gradualmente, dal bacino si trasferisce alla colonna, passa attraverso tutta la colonna fino a sollevare il torace, le spalle e la testa, scende indietro. Tieni un po' questa forma, continua a spingere un po' il bacino in avanti. Respiraci dentro, diventaci comoda dentro. Tieni un po' e piano lascia scendere prima il bacino porta la schiena che porta la cervicale che porta la testa e qua se vuoi scendi ancora un po' di più. Sì, stessa posizione delle gambe. Solleva i glutei, spingi il bacino verso l'alto, testa indietro, adesso ti poggi sui gomiti, glutei sollevati, bacino spinge verso l'alto, lascia cadere le ginocchia verso l'esterno, spingi il bacino verso l'alto, lascia cadere, morbida la testa indietro, respira dentro questa posizione, restaci comodo, diventaci comoda. Tieni ancora un po' e prima lascia scendere il bacino, i glutei si appoggiano, la schiena si approccia al piano, ritorna, la testa ritorna, fino a essere morbida. Facciamo ancora un'ultima volta. Assicurati che la testa sia morbida, libera, cervicale libera. Yeah. Ancora una volta. Spingi un po' il bacino in avanti, stacca i glutei, spingi il bacino verso l'alto, fino alla schiena, alla cervicale, la testa scende indietro, tieni un po' questa forma, lascia cadere le ginocchia verso l'esterno con il loro peso, mentre spingi il bacino in alto, lavora tutta la zona inguinale, pubblica, lavora la schiena bassa, sacrale, lombare, lavorano gli addominali, lavora un sacco di cose, dopo sezioniamo un attimo questa posizione, più tecnicamente, tieni ancora questa forma e la prima cosa a scendere sono i glutei che poggiano a terra, si rilascia la parte lombare, la schiena torna, la testa torna, piano piano recupera la centralità. Mani poggiate a terra, stendi le gambe,
schiaccia a terra, solleva i glutei, tieni un po', solleva i glutei, tieni un po'. Tieni e lascia. Ancora una volta, recupera un attimo. Lascia un po' le spalle e se puoi stacca, se non puoi semplicemente così, se ti aiuta con i pugni per fare più spessore anche prova, giocaci un po', scendi. Lascia, molla, molla, 3 minuti per te. Ah, ok. Sciolgo tutto, appoggio le mani indietro, beh, respiro, sciogli, sciogli, sciogli anche il collo. Sciogliamo collo anche contemporaneamente. E piano, dolcemente, cammina un po' in avanti, in modo tale da avere tanto tappetino dietro, ci sdraiamo un attimo, piega le ginocchia, allunga la schiena, arrotonda la schiena, appoggia il sacro e poi senza prendere velocità lentamente vai giù. Appoggia la toccano il cielo, proprio tocca il cielo con le mani. Guarda questa stupenda superficie dove senti anche la consistenza di questo cielo. Chiedo solo di sollevare un attimo il gluteo destro, solo stacco e piano giù, solo il gluteo sinistro lo stacchi un po', spingi un po' il sinistro su e giù. Stacca la spalla destra, spingi un po' la mano destra verso il cielo e giù. Stacca solo la spalla sinistra. E ginocchio al petto, spingi bene le ginocchia. Appoggi i piedi. E lascia scivolare giù i piedi, lascia cadere le braccia lateralmente. Giusto un paio di respiri qui. Stringi un attimo le natiche, perciò contrai bene i glutei, senti che il bacino si solleva e poi lascia andare tutto giù, senti che il bacino si abbassa. Stringi le natiche, il bacino si solleva, solo perché il gluteo si fa, diciamo, si fa contratto. E poi sciogli il gluteo, lascia che il bacino si depositi. Ancora una volta, stringi bene i glutei. E lascia andare bene tutto. Fai rotolare la testa un po' a destra, un po' a sinistra. Assicurati che la mandibola sia libera. Sgrana gli occhi, guarda il cielo. E poi quando vuoi ti metti su un fianco. Con le mani piano piano ti metti in posizione seduta. Voi avevate ombra, no? Sì. Ecco, il coso fa, bisogna proprio anticipare, bisogna buttare giù la casetta, no? Sì, ciao, sei venuto tardi oggi. Tempo per il bagno. Sì. Incrociamo le gambe,
lasciare bene giù le spalle. E facciamo risuonare 3 om. Mani davanti al cuore. Namaste. Namaste. Grazie Marco. Grazie Ro. Grazie a tutti.